Buongiorno a tutti, ben arrivati nella mia cucina. Proseguiamo con le ricette per la festa pasquale che arriverà tra poco, tra non tanto. Ho visto che tante di voi avete già provato a fare la colomba veloce, a chi gli è venuto bene, a chi meno bene per via del lievito. Perché il lievito che avevo utilizzato io per fare veloce una colomba senza lasciarla lievitare né l'impasto né nella forma, avevo utilizzato un lievito con lievitazione istantanea nel forno che sembra che non è stato facile da reperire da tutte voi. Questa volta useremo sempre un impasto che ha bisogno del lievito, ma questa volta utilizzeremo il lievito disidratato da poter sostituire anche con lievito di birra fresco, quello in cubetto. Chi vuole con il lievito madre a farla, provare a farla, ovviamente deve fare il calcolo in base all'idratazione del lievito madre. Tanto chi lo utilizza sicuramente sa anche quale quantità va aggiunta. E Nadia che mi saluta questa volta per prima. Ciao Nadia, ben arrivata nella mia cucina. Siete ancora pochini. Comunque io inizierò a preparare la mia ricetta. Vi dico in anteprima che una volta preparato l'impasto, andrò a lasciarlo lievitare, però nel periodo della lievitazione, che non aspetteremo ovviamente, vi farò vedere una cosa in anteprima. Nel frattempo c'è Monica Garofalo che si è collegata a noi, a noi tutti, c'è Carla. Monica Bannin e un attimo Monica Garofalo. Grazie Monica Garofalo. Ciao Michaela, ciao Luisa, ben arrivate. Allora, ci siete, vedo che ormai avete imparato l'orario, ecco, e magari dunque, un qualcosa si vede qua, iniziamo. Allora, nella ciotola abbiamo le 4 uova. Ora, se volete scrivere la ricetta, non lo so se vi conviene, se no, tanto lo sapete che poi vi scrivo la ricetta. È facile perché le ricette che vi propongo di solito hanno cioè è la più facile variante di quella ricetta, senza separare, senza aver bisogno di chissà che robot da cucina, cose complicate, ecco, per farlo più accessibile, diciamo, a tanti di voi. Ok? E nessuno che mi chiede che cosa sto preparando. Ciao Tonia. Ok. Ciao Rosa Muro. Allora, solo un pizzichino di sale, ma mi serve questo pizzichino di sale solo per poter lavorare meglio le uova. Ecco, come vedete, lavoro con una crostina qualunque, non mi serve montare o cose complicate, ecco. Ciao Piera, Gravano Melisa, oh, volevi sapere che cosa faccio, vero? Allora, il pranzo pasquale non è fatto solo dal primo, dal secondo e dal dolce, no? Che deve essere la colomba, ma c'è anche l'antipasto, giusto? Ciao Rosy. Come siete buone con me? Allora, le 4 uova le abbiamo messe leggermente sbattute e mi serve con il bicchiere usa e getta che tanto tutti quanti lo potete reperire. Ecco, è anche questa una modalità per rendere la ricetta fattibile, diciamo, a tutti. Aspetta che ho visto una boccettina. Vado a aggiungere mescolando l'olio perché si crea un'emulsione. Ok? E così riesco a distribuirlo bene. Poi aggiungo il latte. Quanto? Sempre mezzo bicchiere. Ok? Tanto non si vede che è bianco, però vabbè. Emulsiono anche il latte. Ecco, sicuramente fin qui ci arrivate tutti quanti, non dovete nemmeno essere chissà che preparate. Abbiamo 300 grammi di farina. Ciao Mimi, ti fidi di me? Grazie. È un Luisa, mi sembra c'è scritto lì, che tanto
Allora, una volta che ho aggiunto la farina, prima di iniziare a mescolare, ho il lievito di birra disidratato da qualunque marchio, non importa fatto da chi, ecco, non importa la ditta che lo faccia. Mi servono due bustine. Di solito il lievito disidratato o anche il cubetto di lievito di birra hanno come indicazione per 500 g di farina, ma io non faccio una specie di pan brioche o pane, diciamo. Ho bisogno di un impasto un po' più pesante e per questo motivo metto due bustine. Forse si potrebbe provare anche con un'unica bustina, però ovviamente ci avrà bisogno di più tempo di lievitazione, perché deve lievitare. Come vi dicevo, ho preferito fare con un lievito normale appunto per questo motivo. Allora, aggiungo anche 200 g di pecorino. Ben arrivata, Lina. Pecorino. Se io metto così tanto pecorino, qualcuno ti ha capito cosa sta facendo? Se io metto così tanto pecorino, è già salato del suo, dunque per questo non bisogna aggiungere sale all'impasto. Se avete visto dall'inizio, potreste aggiungere, Carla dice non si aggiunge lo zucchero per il lievito. Sì, si può aggiungere un cucchiaino, giusto per attivarlo, diciamo, no? Per farlo andare meglio, ecco. Ora, se riesco, perché adesso è un po' più difficile da fare, io ci metterei anche la manina, però se avete pazienza un attimo vado a prendere un guanto. Torta di formaggio, Laura, sei vicino. Scusate, eccomi. Ciao, grazie. Un rustico. Allora, il guantino, così faccio prima. Faccio una pizza al formaggio, che di solito viene fatta per il giorno di Pasqua nell'Umbria, nelle Marche, Centro Italia, insomma, e viene poi servita come antipasto di solito con salumi pregiati, magari con le frittate. È ottima anche da portare fuori per il picnic, se qualcuno magari ha bella giornata e si può uscire fuori, a usare al posto del pane. Però è già insaporita con formaggio, tanto di formaggio. Per adesso è questo, poi ci aggiungo un altro ancora. Valutavo se fare la cottura, anche la cottura in diretta. Per farla in diretta avrei dovuto usare ovviamente il lievito, quello veloce, come quello utilizzato per la colomba. Ma siccome c'è questo problema generale, Laura dice crescia, non lo so se si chiama anche crescia, può darsi, perché ormai in Italia ogni regione, diciamo, le chiama in un modo diverso. Allora, impastiamo, tanto deve essere un impasto bello sodo, elastico. Comunque è facilissima da fare, vero? Vedo che Rosy gradisce la ricetta che sto proponendo per oggi. Diciamo, in questa maniera avete antipasto, primo, secondo e dolce, già tutto fatto con le dirette, spiegato e argomentato, giusto? Il kit forno ce l'avete, vero? È essenziale per questa ricetta. Ok, ancora un attimino. Immagino, allora aspetta. Ok, ciao Cinzia. C'è Cinzia che ci segue dalla Valle d'Aosta e saluta tutte quante le presenti, vero? Ecco, Rosy conferma che gradisce parecchio la ricetta di oggi. Allora, importante è di amalgamare, diciamo, fin qui tutti gli ingredienti. Ora, in base alla grandezza dell'uovo e anche alla qualità della farina, può darsi che ci vuole un altro po' di
liquido. In questo caso io ci aggiungerei un altro po' di latte perché è troppo legata. La cosa buona che posso sempre aggiungere, io aggiungo occhio ovviamente, dovete rosangela. Ecco, facciamo la pizza al formaggio. Rosy ci conferma che c'è il kit forno, ottimo. Chi non ce l'ha ci dispiace, ma è veramente ottimo perché si va a risparmiare tantissimo sul gas, sul costo, diciamo, della cottura, ma anche sulle tempistiche, perché non abbiamo periodo di riscaldamento del forno, non serve. Si mette la teglia con quelle che ci avete da cuocere nel kit forno ancora freddo, non c'è bisogno di riscaldarlo, dunque non sprechiamo, diciamo, gas in questo caso. E come tempi di cottura, se nel forno tradizionale questa ricetta ha bisogno di un 40 minuti di tempo di cottura. Con il nostro kit forno, ma abbinato allo Smart Dynamic, abbiamo 20 minuti di gas. Buonissima la pizza al formaggio, dice Rosangela. Sono sicura che è buona. Ok, adesso posso aggiungere il formaggio a pezzettini, che tagliate a dadini piccolini, perché in questa maniera, ecco, li ritrovate, diciamo, quando tagliate la feta, è piacevole ritrovare, anche se non sarà pezzettino, sarà leggermente sciolto, però comunque lo sentirete in bocca. Poi, a parte che grazie al kit forno, che ovviamente va abbinato al coperchio Magic Cooker, guadagniamo tantissimo sulla salute. Ok, Carla Fraci ci chiede: con il coperchio classico il tempo di cottura con il kit forno. È una regola generale per chi non ha ancora il nuovo modello Smart Dynamic e ha il coperchio classico. Se volete provare qualunque delle ricette che pubblico, basta proseguire a fiamma bassa per il tempo indicato come a fuoco spento nella ricetta. Ok, Carla? Dunque, se io dico 15 minuti a fiamma spenta in autocottura con lo Smart Dynamic, vuol dire 15 minuti eventualmente. Non è proprio così con il kit forno. Diciamo, questa regola generale vale per la cottura normale di primi, secondi contorni fatti direttamente nelle pentole. Nel kit forno invece, come lo utilizzo io, se sono prodotti lievitati fiamma alta sul fornello grande da 10 centimetri solo 5 minuti e poi proseguo a fiamma media. Se ho lo Smart Dynamic, di solito sono tra 10 e 15 minuti a fiamma media e poi 15 minuti a fiamma spenta con lo Smart Dynamic. Con il coperchio classico andrebbero fatti 5 minuti a fiamma alta, 25 minuti, cioè 10 minuti in più, 25 minuti a fiamma media e poi lasciare a fuoco spento 5 minuti anche con il coperchio classico. Ciao Martina, ciao Maria Camarata, grazie cara. Allora, ho lo stampo che viene nella dotazione del kit forno, la ciambella. Diamo benvenuto anche a Lidia che si è collegata adesso. Ecco, ti sei risparmiata la preparazione dell'impasto. Vado a distribuirlo, lo stampo imburrato e infarinato, così evitiamo incidenti di appiccicamento. Vai. Ok. Distribuisco così con le mani, l'avrei impastato un po' di più, però per ragioni televisive della diretta mi fermo qua. Sicuramente voi con calma lo farete meglio, come dice Fabio Campoli, che propone delle ricette in televisione, no? Per motivi televisivi si fa tutto in fretta, e
magari non si cura più di tanto nell'impastamento in questo caso e né poi magari la decorazione. Voi se le fate con calma sicuramente la farete meglio, più lavorato, ecco. Allora, basta che distribuisco. Riesco. Ok, me lo tolgo così facciamo con le manine perché le manine ci vogliono. Trasmettiamo anche al nostro amore poi a chi mangia. Vero? L'importante è che lo compattate, no? Che deve essere compattato per poi lasciarlo lievitare. È ottima, vi dicevo, per l'antipasto da servire con formaggi o non formaggi, con affettati o frittate e anche da portare poi a un pranzo fuori. Ciao Ada, ben arrivata! Livia Cagnolo, ciao anche a te, ben arrivata. Dunque, abbiamo qui la pizza al formaggio, dove abbiamo 200 g di pecorino nell'impasto e 100 g di formaggio a vostra scelta, tipo provola o scamorza. Io metto il tutto nel mio il forno, che non andrò ad accendere adesso. Mi sciacquo un attimo le mani, perché ho usato un lievito disidratato. Se volete disidratato, se no lievito fresco, lievito di birra, dovete lasciarlo lievitare. Okay? Adesso lo devo lasciare lievitare. Quando è lievitato, allora poi accendo. Le mani in cucina sono ideali, giusto, Luisa? Ci vogliono, ci servono, ci rendono più partecipi, no? E trasmettiamo un qualcosa di personale nel cibo. Non sono i macchinari che poi sostituiscano il nostro lavoro e poi dall'altra parte facciamo ginnastica, no? Con le articolazioni, con le mani, con le braccia, ci teniamo in forma. Ah, il problema, sapete qual è? Ho dimenticato di aggiungere la fib. Io ho dimenticato, ma voi sicuramente non lo dimenticherete, vero? Perché la fib in questo caso, per questo impasto, ma anche nel pane quando preparate o per altri impasti dolci, dovete aggiungere mezzo misurino, cioè il misurino suo, e dovete aggiungere mezzo misurino. Perché devo aggiungere la fib? Perché è un integratore alimentare a base di selenio, vitamina B12 e inulina. Il selenio sappiamo che è un antiossidante, che è un anti-invecchiamento, anti-aging, no? E ci mantiene, ci ferma il tempo, ecco, se vogliamo dirlo così. E importante anche per il metabolismo della tiroide. Abbiamo la vitamina B12 per la formazione dei globuli rossi, per trasmettere correttamente e bene, diciamo, l'input dal cervello verso i nostri muscoli. Dunque, dal punto di vista muscolare, diciamo, siamo più tonici. Ecco, se magari vi sentite molto stanchi, lenti, sicuramente avete un deficit di vitamina B12. E abbiamo la fantastica inulina, un probiotico, una fibra alimentare che cioè, da una parte va a nutrire i batteri positivi che sono essenziali per poter digerire, metabolizzare il cibo che noi lo mangiamo. Che purtroppo per via di varie tossine, varie diete, vari trattamenti magari con i medicinali, andiamo ad ammazzare, specialmente gli antibiotici, andiamo ad ammazzare quei batteri che ci servono, ecco, per il processo digestivo e purtroppo poi avvengano, diciamo, di varie problematiche a livello intestinale, con i gonfiori, con i crampi, insomma, vari disturbi a livello intestinale. Questo significa che i batteri negativi hanno superato il numero di quelli positivi, ok? Poi, essendo una fibra, va a velocizzare anche il transito intestinale, dunque essenziale specialmente nella nostra pizza al formaggio, perché a parte di tutto questo benessere che lo porta. In questo caso, abbinata alla farina, cioè all'amido, rallenta l'assorbimento dell'amido. Rallentando l'assorbimento dell'amido, abbiamo anche un livello energetico molto più lungo mantenuto, diciamo, sulla linea mediana. Però la mia sorpresa oggi era un'altra.
Allora, questo lo lasciamo lievitare. Una volta lievitato, vi dico a parole per adesso, insomma, il procedimento. Una volta lievitato, andate a cuocere sul fornello grande da 10 cm di diametro, 5 minuti a fiamma alta, non superate i 5 minuti a prescindere dalla calotta se avete lo Smart Dynamic. Perché essendo un prodotto lievitato, dobbiamo dargli tempo a costruire la rete che sostiene poi la crosta. Okay? Se andiamo più tempo a fiamma alta dall'inizio, andiamo a formare subito la crosta, ma se non c'è la rete dentro che sostiene, diciamo, la costruzione, no? I pilastri che sostengono la crosta, purtroppo poi si affloscia. Dunque, 5 minuti a fiamma alta, con lo Smart Dynamic proseguite 15 minuti. 20, dipende dalla potenza del fornello a fiamma media e 15 minuti a fiamma spenta. Con il coperchio classico, invece, dopo i 5 minuti a fiamma alta dovete andare 25-30 minuti a fiamma media e poi spento 5 minuti. Allora, per questo è così. Poi troverete la foto che lo farò più tardi perché ho altri impegni oggi. Cioè, la cottura sarà un po' più in là, cioè bisogna anche che mi lievita. Potete anche velocizzare la lievitazione accendendo solo un attimino, un minutino, il kit forno con il coperchio sopra, ovviamente, per creare, no, la camera d'aria. È come se fosse al forno tradizionale, quando si mette l'impasto dentro, si accende soltanto la luce che piano piano riscalda il forno, dunque non riscaldato veramente, per velocizzare i tempi. Ecco, se volete potete utilizzarlo tranquillamente. Ma quello che vi volevo far vedere è la forma quadrata. Perché quadrata? Perché noi di Magic Cooker abbiamo iniziato a vedere il quadrato. Scherzo. Perché forma quadrata? Perché sono sempre più pentole in commercio che vengono fatti a modello quadrato, perché è più facile poi da distribuire, da tagliare, da dividere, diciamo, il cibo che si sta cucinando. Dunque, io questo lo lascio qua perché mi serve e vedete che sta benissimo sul kit forno il coperchio quadrato diametro 30, diagonale 35, non diametro 35, ok? Rosangela Ottovino dice meraviglioso. Eh sì, eh. Franca Bennici, benvenuta anche a te. Giovanna Cusano, importante più tardi che mai. Va benissimo, ok. Allora ho risposto a tutte voi. Quello che vi volevo far vedere. Non tutte voi avete le pentole vulcaniche, vero? Sicuramente avete, anche se avete qualche pentola vulcanica, sicuramente ci avete anche qualche altra pentola particolare. Ma vi è mai capitato che su qualche padellino che avevate già in casa non riuscite a trovare il coperchio che ci sta sopra? Allora, ho cercato a lungo un padellino, anche se non è tanto bello, infatti era già scartato, diciamo, però in questo caso l'ho tirato fuori. Per spiegarvi, dunque, le padelle, anche se questa è una bella salta pasta, diciamo, è parecchio alta, però le padelle in generale hanno questo manico che, anche se parte da più giù dai bordi della padella, a un certo punto si rialza, perché altrimenti si ribalta. Se il manico mi rimane, diciamo, alla stessa altezza da dove parte, si ribalta la padella. Per tenerla in equilibrio, il manico va rialzato. Il problema dove avviene? Se io ho un coperchio molto più grande da appoggiare sopra, non ci riesco perché il manico più alto mi sostiene, non mi lascia che il coperchio poggi sui bordi della padella. Se non poggia sui bordi, il coperchio purtroppo non fa il suo meccanismo, non si riesce a fare la magia. E per questo il nostro caro presidente ha fatto anche il coperchio 27 modello quadrato. A parte che magari avete o volete acquistare qualche pentola in commercio che è di forma quadrata e magari ci sta bene, ma in questo caso questo è un padellino piccolino. Sicuramente tante voi avete anche dei padellini, non si compravano i tris di padelle, per esempio, dove avevate tutte le misure, sicuramente non su tutte trovate il coperchio, diciamo, che riesce a appoggiarsi. Siccome il coperchio quadrato ha questa parte più stretta, okay, dove c'è il lato quadrato, è diagonale 27, alla parte più stretta, dove si forma la forma quadrata,
ci permette, vedete, di poggiare sulla pentola anche se poi il manico si alza, ma mi permette di poggiare in tal maniera che riesce a chiudere i bordi del mio padellino. In questa maniera io riesco a utilizzare lo Smart Dynamic su qualunque pentola o padella che ho in casa e che ha i manici ingombranti. Ecco, uno dei motivi per quale la nostra azienda ha fatto anche il modello quadrato è questo. Poi, poco importa che magari avete tutte le pentole tonde, come anche questa è tonda, perché il quadrato ci sta benissimo, come qui, come vedete il caso che è rotonda, sta benissimo sul tondo, ma il suo perché, il suo charme, se vogliamo chiamarlo, no? È il fatto che si adatta anche alle padelle che hanno il manico che si rialza. Ecco, questa è la nostra novità in cucina. In questa maniera potete utilizzare tutte le vostre padelle che avete in casa senza bisogno di acquistare un qualcosa di particolare, acquistando il coperchio, magari ecco, non vi trovate bene con le misure. Capitato abbastanza spesso, diciamo, delle famiglie dove si trovavano delle padelle o anche delle pentole, delle volte con i manici che poi salivano oltre il bordo, diciamo, superavano il bordo e non c'erano i coperchi che si adattavano. Con questo modello riuscite a chiudere tutto. Ada chiede, meglio i quadrati dei tondi? Dipende di quello che avete in casa. Se avete delle padelline piccoline che hanno il manico sicuramente che si alza a un certo punto, sono molto pratici i quadrati, cioè lì spetta a voi, dipende di quello che avete voi in casa. Allora, il procedimento anche della cottura ve l'ho detto, una volta che sarà cotta la mia pizza al formaggio, la crescia al formaggio, poi ve la farò vedere, e, insomma un'idea di un antipasto carino. Rosy, grazie per averlo spiegato perché ho i quadrati ma non sapevo dove utilizzarlo. Ecco, vedi? Così hai capito il perché del quadrato e la praticità dei coperchi quadrati. Vi ringrazio per la vostra attenzione, ci vediamo il prossimo giovedì, saremo vicino vicini vicini alla nostra Pasqua. Vediamo cosa vi proporrò. Se magari avete qualche richiesta particolare, fatemela sapere, scrivetelo qui nei commenti sotto o magari mi mandate un messaggio privato. Iscrivetevi gratuitamente al canale La Cucina di Eliza Sestov su YouTube, così riceverete la notifica sulla mail quando carico una nuova diretta. In questa maniera avete tutte le dirette tutte insieme facilmente consultabili. Anche se ogni ricetta non ha l'anteprima con la foto finale del piatto, però ci avete il titolo su quello che c'è stato fatto, diciamo, in quella diretta, dunque potete facilmente trovarli. Godetevi la vostra famiglia, amatevi prima a voi stessi e poi quelle persone che vi stanno intorno. Non smettete mai di fare opera di bene. A me personalmente mi fa star bene, cioè mi dà soddisfazione quando riesco ad aiutare delle persone. Non sempre viene ricambiato questo donare del bene, però non importa, io sono con la coscienza a posto, mi sento soddisfatta e felice di aver potuto aiutare qualcuno. Ecco, spero di esservi stata d'aiuto a voi. E che magari vi ho dato dei spunti da poter utilizzare. Vi ringrazio a tutte voi che mi avete mandato le vostre colombe privatamente, mi avete mandato le foto delle vostre colombe, avete provato, diciamo, la ricetta che io ve l'ho messa e sono bellissime e spero che vi piacciono anche. Insomma, dai messaggi che mi avete mandato eravate molto soddisfatti. Ecco, questo a me è un grandissimo grazie, ecco, a tutte voi che mi avete mandato. Rosangela, ok, buona Domenica delle Palme anche a voi. Un abbraccio immenso e vi aspetto il prossimo giovedì sempre alle 15. Ciao, alla prossima!